Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti alla mostra di disegno di Arte per te. Dopo 5 anni di duro lavoro sulla pagina Facebook di Arte per te, in cui ci siamo cimentati in un corso live di disegno, siamo finalmente giunti al momento di mettere in mostra i nostri capolavori. E sì, lasciatemi passare il termine. Questa non vuole essere un'ostentazione di bravura, assolutamente no, vuole essere la giusta gratificazione per chi anno dopo anno, dal primo al quinto anno, ha seguito un corso costantemente, crescendo ogni giorno un po' di più, facendo squadra, aiutandosi con gli altri, creando un microcosmo fatto di arte, divertimento e svago, e anche crescita personale. In molti avevano riposto le matite nel cassetto, prima dell'arrivo di Arte per te nelle loro vite. Bene, io sono stata felice di prendere la chiave che ha potuto riaprire quel cassetto e dare la possibilità a tante persone di rimettere l'arte nella propria vita. Ognuno a suo modo, ognuno con le proprie caratteristiche. Questa non è una gara, questa non è ostentazione, questo è il piacere di una grande condivisione, la condivisione dell'arte e dello stare insieme. Questa è la prima delle mostre di Arte per te. Ho in mente di farne qualcun'altra in futuro, ma a questa tengo particolarmente. È una mostra che dedico, che noi tutti dedichiamo ad un caro amico, a uno di noi, a un nostro compagno di corso, a una persona che ci è stata a fianco ogni giovedì sera fino a qualche tempo fa e che poi ha deciso di nutrire maggiormente la schiera degli angeli. Maurizio Bendinelli, questa mostra è dedicata a te. Osservaci e gioisci per noi, perché anche tu stasera sei con noi. E la dedichiamo a Maurizio, perché è proprio questo il senso che Arte per te vuole avere in questo microcosmo virtuale: essere di compagnia, essere di aiuto, dare uno svago, una divagazione, fare sì che qualche attimo possa essere sorridente in una vita che magari ha delle pesantezze gravi. E quindi è anche questo l'arte: sollievo, compagnia, divagazione, divertimento. Ed è con questi sentimenti che ogni giovedì sera ci approcciamo a questo grande lavoro che ci vede uniti, ci coinvolge tutti e ci fa sentire un team, il team di Arte per te. È con grande onore che taglio il nastro di questa prima grande mostra di disegno. 100 matite effettive più Maurizio 101. Qualcuno dei partecipanti ha detto la carica dei 101 alla conquista del web. Ebbene sì, la carica dei 101, i 101 artepertini che stasera si cimentano nella loro prima grande esposizione virtuale. Benvenuti a tutti quindi su Arte per te, e se vorrete rimanere ci farete solo un gran piacere. Un applauso va a tutti i partecipanti, siete stati tutti bravissimi, una gioia per gli occhi e per il cuore. Grazie a tutti di avermi donato un piccolo pezzo della vostra creatività e adesso godetevi il grande spettacolo, la mostra di disegno di Arte per te. E cominciamo con una carrellata dei disegni fatti dagli allievi del primo anno. Quest'anno gli allievi del primo anno si sono concentrati sullo studio del chiaroscuro, della luce e dell'oscurità assoluta. Il punto luce e il punto ombra assoluto sono stato l'oggetto precipuo dei loro studi, nonché la definizione del margine e della forma, coniugato splendidamente dall'uso delle matite a grafite e poi in mostra sperimentando anche con i colori. Thank you.
secondo anno si è concentrato sullo studio dell'anatomia artistica, spingendo avanti quelli che erano i concetti del chiaroscuro acquisiti. Durante il primo anno si sono scoperte le forme del corpo. Naturalmente si è gettato anche un occhio su quello che è lo studio della cromia e del colore, e combinando le due cose sono usciti fuori dei lavori veramente molto interessanti. Thank you.
lo studio del terzo anno si è basato sulla coloritura del chiaroscuro, dare i volumi attraverso la posizione del colore. Il terzo anno si è sbizzarrito ad usare le matite colorate non soltanto su paesaggi, nature morte, ma anche sulle anatomie. Quindi è l'espletamento dell'excursus delle competenze acquisite coniugate con nuove esperienze di coloritura. Al quarto anno è dato lo studio della composizione. Una volta affrontato lo studio del chiaroscuro, lo studio della cromia e della forma e lo studio anatomico, il quarto anno si è concentrato sulla composizione armonica, la composizione sia cromatica che geometrica e la costruzione del disegno. Thank you.
al quinto e ultimo anno forse il compito più arduo. A loro è dato l'ardimento stilistico, sono stati scelti dei soggetti davvero difficili che potessero potenziare quelle che erano le competenze acquisite, esasperando i concetti appresi e costringendo all'osservazione massima del prototipo, in maniera tale da fare proprie le forme e poterle poi elaborare autonomamente. Che emozione, veramente, è stato un grande regalo quello che mi sono concessa organizzando questa mostra. Vedere le vostre opere così, andare in consecuzio l'una all'altra, vi assicuro, cari signori, che ce ne sarebbero state molto di più se un'organizzazione un po' farrugginosa me l'avesse permesso. Ma non disperiamo, speriamo di poter essere molto presto di nuovo qui con un'altra mostra con tanti partecipanti, quelli di oggi e quelli che oggi non hanno potuto partecipare. Ringrazio tutte le 100 matite più una di Arte per te, ringrazio tutti voi per essere stati a guardare questa mostra, lasciate una nota della partecipazione con un commento qua sotto, una firma, un apprezzamento per un vostro caro, fatevi sentire vicini in questo momento di così grande emozione e grande esposizione. Usate i commenti proprio come il libro della mostra, dove si appone un pensiero, un ricordo, una firma, un modo di esserci. E se vorrete rimanere, cliccate sul quadratino rosso col pennello e farete parte anche voi di questa famiglia colorata. Non mi rimane che salutarvi, congratularmi con tutti i partecipanti e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Congratulazioni a tutti! Ciao! Ciao!